Ah, ma è Gennaro Bullo? Ah sì, è Gennaro Bullo. È lui l'hacker? Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Xenoverse per Aspera ad Astra. Mi trovo a Vetta Polare, sono a casa di Tarassaco perché devo parlare con lui per un lavoretto importante. Dovrei essere a fare il torneo, a caricare oggi l'ultimo episodio del torneo con il voiceover, ma no. Non l'ho fatto perché l'ultimo avversario, non vi dirò chi è se magari non l'avete mai giocato, Xenoverse, è tremendo. Non tanto il primo Pokémon quanto il secondo che ha preso dal mio Steelix un terremoto super efficace a meno 3 di difesa. È rimasto col metà vita. È fuori di testa e Steelix è evasato in attacco. È demenziale. La faccenda non ha senso. Non ha assolutamente senso. Tra l'altro, il primo Pokémon non mi prende neanche le mosse giuste che dovrebbe fare, super efficaci. Fa quelle meno efficaci perché è tonto. Questa IA è buggata. La mia IA è buggata. Io ho visto un altro per capire come ha fatto. La mia stessa strategia con i miei stessi Pokémon, a lui va bene, a me no. Comunque, oggi vediamo un attimino di fare quello che ci chiede di fare Tarassaco per l'appunto. Ah, Link, ti ho stuzzicato, eh? Sul percorso 13. Ok, vado a sodo, vediamo. Saprai anche tu che dal suo lancio sul mercato il PokéWest ha venduto migliaia di copie in tutta Eldi. Solo nell'ultimo periodo, però, ho ricevuto numerose segnalazioni relative al loro malfunzionamento. Non si raffredda bene? Finché si limitavano ad un paio, era sufficiente effettuare il ripristino e non avevo di che preoccuparmi. Ma quando hanno cominciato a diventare centinaia e centinaia, la faccenda ha iniziato a puzzarmi. E beh, darsi una fatti una doccia. Ero certo che ci fosse l'attacco hacker di qualche furbetto dietro a tutto, e infatti è proprio così. Per quanto sia perfettamente identico al definitivo, quello che possiedi tu è pur sempre un prototipo. Manchevole, peraltro, della funzione chiamata aggiunta al dispositivo in corsa. Ed è proprio questa ad essere stata manomessa dall'hacker. Ci ho messo un po', ma sono riuscito finalmente a individuare la fonte madre. Quel furbetto si nasconde nelle fogne di Sagittopoli. E ho bisogno che tu vada a sistemarlo, Link. Le fogne di Sagittopoli? Ah, un bel posto, eh. No, comunque, la squadra che vedete qui, tra l'altro, non è neanche quella definitiva. Ho intenzione di fare un'altra squadra. So già quali Pokémon mettere per la squadra definitiva. Comunque. Andiamo a Sagittopoli, giusto? Sì, qua ci stanno le fogne, c'è il casinò. Che belli i casinò in Pokémon. L'hanno tolti senza motivo, l'hanno tolti. Che palle. Perché devono togliere le cose belle della vita? Perché dopo i bambini sono istigati a giocare d'azzardo. No, non è vero, non siamo istigati a giocare d'azzardo, vai tranquillo. Dunque, viene dalle fogne. Tra l'altro, uno di voi mi ha chiesto perché non è Pokémon al 100 nei commenti. Io ho risposto che non ce n'è bisogno, perché. A che serve? Non serve, dato che il gioco te li porta al 100 automaticamente per le sfide del DLC. Quindi ho detto, sai che è, mi risparmio un po' di lavoro. Non mi pare plausibile come idea che sia il Kobo Dimension. Qua cosa c'era? Qua che non mi ricordo. Ah, ma è Gennaro Bullo? Ah sì, è Gennaro Bullo. È lui l'hacker? Lui è Gennaro Bullo perché l'ho incontrato diverse volte al torneo per fare un po' di punti lotta. E così saresti venuto a fermare il mio attacco hacker, ma non farmi ridere! Nessuno potrebbe mai fermare il Bullo Gennaro e il suo invincibile Rattata! Vuoi sapere perché sto facendo tutto questo? Quando ero ancora nel fiore degli anni, sono sempre stato lo zimbello di tutti dalle mie parti. All'epoca tutti gli allenatori si scambiavano il numero di Pokégear per farsi quattro chiacchiere. Ma nessuno ha mai voluto il mio, neanche per sbaglio. Non è vero. Io a scuola, con tutti quanti quelli che giocavano a Pokémon, compreso io, l'unico numero che tutti quanti volevamo avere era quello di Gennaro Bullo, quindi non dire cazzate, ok? Per colpa loro sono arrivato a cambiare regione pur di farmi una vita nuova e dignitosa. Sei peggiorato, amico mio. Ma per tutto questo tempo non ho mai smesso un attimo di programmare la mia vendetta. Ho buttato all'aria la mia gioventù, le ore di sonno, addirittura i miei capelli. Tutto questo per diventare un asso del computer e restituire alla gente il torto subito. E quindi hai deciso di diventare Lino Banfi. Bravo, parte i baffi. Tutti quelli che non hanno voluto ascoltare le eroiche imprese mie del mio Rattata si sono trovati tartassati di telefonate. Fate meme geniali su di noi. Ora però tu sei troppe cose. Dovrai soccombere alla potenza del grandioso Gennaro. Bella. 80, ma sei pazzo? Come fai a essere 80? Tra l'altro non ho neanche la.
Non ho la Suicunite, perché io ho messo un oggetto per allenarlo. Mi serviva ad usarlo. Allora, vediamo un po'. L'ho allenato in difesa e difesa speciale, però con la natura favorevole alla difesa, dato che si possono anche comprare le mente al torneo e te le danno anche in vittoria quando vinci il torneo. Oh, farà la Fear, eccolo là. Fa rimonta, ma lo frego comunque. Tanto amico mio, sono più veloce. Cioè, più veloce. Hai fatto rimonta prima sbagliando. Dovevi starti buono. Cioè, non capisco perché, ma è più veloce il suo Rattata. Al 100, è più veloce, attacca prima. Non ho mai capito perché. Anche al torneo mi attacca sempre prima. Ma perché? Non sono così lento con Suicune, eh. Però a quanto pare. Tra l'altro Chimause. No, il mio piano perfetto. No, non è vero. Ancora che pantaloncini, tra l'altro, va in giro. Hai 40 anni, mettiti un paio di pantaloncini lunghi. Non è possibile. Il mio piano geniale è andato in fumo così? Tutti i sacrifici che ho fatto per dimostrare alla gente la potenza del mio Rattata non sono serviti a niente. Amico mio, ti hanno anche dedicato il Fear per Rattata. Stai buono. Come? Pensi su serio che il mio Rattata sia fortissimo? Ma come sì? Nessuno prima d'ora si era degnato di dirmi una cosa del genere, dal vivo per di più. Sì, hai proprio ragione, ragazzino. Non ho bisogno che gli altri allenatori ammettano la mia potenza, l'importante è che lo sappia io. Ecco fatto. Ho eliminato il Marlboro da tutti i PokéWest. Ora nessuno riceverà più chiamate da me. Pischello, prima che te ne vada voglio dirti una cosa. Io sono un vero amante dei Rattata, me ne ero accorto. Di topi più che Rattata, comunque. Portamene uno e avrai una bella ricompensa. Parola di Gennaro. E tu? Ok, quindi niente. Allora, io avrei portato il Rattata, però non so se è grosso abbastanza. Allo scambio. Mi manda quello di Alola? Eh sì, eccolo qua. Questo era quanto? Ok, l'hai catturato in vacanza con tua madre. Io però sono un amante dei Pokémon troppo vecchio stile e ho sempre cercato un degno rivale a cui rifilarlo. Nick Brene, contesta alla grande Pischello. Vabbè, finita? Ciao allora. Amici miei, qui termina allora l'episodio per oggi di Pokémon Xenoverse. Per Aspera d'Astro, meglio solo Xenoverse. Allora, io vi ringrazio come sempre per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e anche questo, Raticate. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e nel prossimo video magari finirò anche il torneo, chi lo sa. Ad ogni modo, ci vediamo alla prossima. Bye bye.